tutti! In questo tutto... Ops! Stavo solo che ho dei cedimenti. Allora, no, volevo dire... Iniziamo come si deve. Ciao a tutti! E in questo tutorial volevo realizzare delle... Volevo mostrarvi come fare a realizzare dei rossetti nude. Tre colori di rossetti nude. Io credo che i rossetti nude siano i rossetti che dobbiamo assolutamente avere nel nostro beauty case, perché sono quelli che si abbinano con tutti i tipi di make up. Quindi quando non sapete come valorizzare le vostre labbra e finire un make up e abbinare il rossetto al make up dell'occhio o al resto del make up, rossetto nude, questa è la soluzione. Quindi non sbaglierete mai, quindi li trovo assolutamente indispensabili. Però volevo parlare un pochino di soldini, cioè quanto costa realizzare un rossetto in casa. Riusciamo? Aiuto. Arrivando alla fine di questo video. Si vede che è fatto in casa. Per fortuna che ti dicono, fai uno sfondo professionale. Lo sfondo c'è, ma non ci sta. Allora, parentesi. E quanto costa, riuscirò ad arrivare alla fine, quanto costa realizzare un, sono un po' preoccupata, un rossetto fai da te? Perché ho visto che quando vi ho dato delle cifre avete apprezzato molto, e quindi io adesso inizio, quando posso, a darvi il costo dello spignato, del prodotto che andrete a realizzare. Questo è il costo e rimarrete stupite. Questi sono i tre rossetti nude, ve li faccio prima vedere perché magari durante l'applicazione non riuscite a capire bene le differenze. In realtà sembrano simili, ma come potete vedere sono diversi. Il primo è un pochino più chiaro, poi gli altri sono via via sempre più scuri. Adesso vi mostrerò i vari rossetti applicandoli uno alla volta, ma per delineare il contorno della labbra utilizzerò questa matita della neve, che è anch'essa nude e va benissimo abbinata a tutti e tre i colori di rossetto che vi andrò a proporre. Inizio a delineare il contorno della labbra. Applico il primo rossetto nude, quello più chiaro. Questo è il risultato. Applico il secondo rossetto nude. Questo è l'effetto. È leggermente più scuro rispetto a quello che vi ho mostrato prima. Dipende, la vostra scelta dipende dal vostro colore di labbra. Quindi se avete le labbra un pochino più scure e non proprio chiarissime, questo potrebbe essere il rossetto giusto per voi, quindi da realizzare. Ragazzi, finisco applicando l'ultimo rossetto, che è quello più scuro. A me piace moltissimo perché rimane nude, però sottolinea le labbra e si vede anche di più rispetto agli altri. Questo è il risultato. Inizio subito a realizzare il rossetto. Peso l'olio di riso, che è quello che ho acquistato al supermercato. Potete utilizzare in alternativa anche un altro olio che avete a disposizione, non c'è problema. Poi peso un po' di olio di jojoba. Devo realizzare un color carne, quindi utilizzerò il biossido di titanio e lo mescolo bene, un po' di ossido rosso, e anche in questo caso mescolo sempre bene il tutto, l'ossido giallo, praticamente i pigmenti che utilizzate di solito per realizzare il fondotinta o il correttore, sono sempre quelli, ed infine l'ossido nero. Variando le proporzioni di questi tre pigmenti potete benissimo creare tantissimi colori di rossetto o sempre nude. Aggiungo la silice, che potete sostituire con il caolino, e un po' di sericite mica.
Se non avete la sericitemica potete anche non aggiungerla, perché comunque la quantità è proprio minima. E mescolo naturalmente bene il tutto. Aggiungo poi le varie cere, la cera d'api e la cera carnauba. Potete sostituire la cera carnauba con la cera candelilla in percentuale del 10%. È arrivato il momento della bagnomaria e sciolgo tutti i miei ingredienti a bagnomaria, mescolando di tanto in tanto. Quando il tutto si è sciolto completamente, tolgo il barattolino dal fuoco ed aggiungo l'ultimo ingrediente, che è la vitamina E, un antiossidante. Vi consiglio sempre di aggiungerla perché preserva dall'ossidazione gli oli e i brui naturali. E verso tutto all'interno dello stick ed il rossetto è pronto! Vi ricordo di conservare lo stick lontano da fonti di luce e di calore. Io ho finito, ragazze, fatemi sapere se il tutorial vi è piaciuto, mi raccomando, come sempre, aspetto i vostri commenti e ditemi soprattutto quale di questi rossetti vi è piaciuto di più. Il mio preferito, ve lo voglio dire, è quello più scuro, cioè quello che indosso in questo momento, però fatemi sapere qual è il vostro preferito e se di solito utilizzate i rossetti nude. Io vi saluto, vi mando tanti bacioni e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo tutorial. Ciao!